mio canale, io sono Ilaria, per chi non mi conoscesse, e questo è un nuovo video outfit. Oggi mi sono vestita un po' a cavolo, devo ammetterlo, però mi piace quel che è uscito e quindi perché non mostrarvelo? Partirei immediatamente, ho lisciato i capelli, non so se si può notare questa cosa e quindi non lo so, quando li liscio mi sento meglio. In realtà no, perché mi innervosisce lisciare i capelli, non lo so, perché, vabbè, un giorno semmai vi parlerò dei miei ribrezzi. Comunque, andando avanti, ho fatto questo trucco sui toni del rosa, molto molto leggero. Avevo messo anche un rossettino, ma era troppo scuro, quindi ho tolto l'eccesso. In realtà l'ho tolto tutto. Vabbè, comunque, andando avanti, ho finito il blush, quindi niente blush, quindi se sembro come il muro è perché non ho il blush. Come accessori, invece, ho solo messo questi orecchini qui per richiamare i miei occhi e i dettagli della camiseta. Ho tolto vari bracciali, ho aggiunto un anellino che mi è stato regalato per il mio compleanno dalla mia migliore amica. Tanto non vedrà mai questo video. Come camisetta invece ho optato per questa qui, che probabilmente avrete visto nel video precedente, perché è di Shane, della collezione per il festival. E per saperne di più, insomma, c'è il link sotto l'altro video, ve lo lascio qui. Ed è bellissima perché è fresca, comodissima, leggera, adatta per la primavera e una chicca che adesso va di moda, che è questa trama stile bandana con tutte queste cosine qui, io adoro. Ha la particolarità di avere dei filamenti dorati, eccoli, che è bellissima, io adoro, adoro, adoro. E quindi perché non metterla, perché non sfoggiarla in questo stupido outfit e farvela vedere? E quindi penso che, spero che la amerete anche voi, ma bando alle ciance, vi faccio vedere il pezzo forte, che sono questi jeans che probabilmente, sicuramente avete visto forse 2 anni fa, perché l'anno scorso non li ho potuti mettere dato che non si poteva uscire. In realtà neanche quest'anno si può uscire, ma si può uscire, insomma, ve li mostro. Ta-da! Ah, sotto la camicetta avevo messo una canottiera della salute per non ammalarmi. Pace. Tornando ai jeans, sono questi super larghissimi, ideale per nascondere ogni tipo di curva. Io non le ho, quindi non nascondo nulla. Ai piedi ho messo le Versace perché volevo metterci una scarpa abbastanza alta in modo che il pantalone non toccasse per terra, tutto qui. E questo era l'outfit completo. Spero di avervi fatto compagnia. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Spero di avervi fatto perdere tempo, come sempre. Vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video.